Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un cheat day, diciamo anche un po' a tema Pasqua. Sapete che questo è un cheat day e non una calorie challenge. Mia sorella che viene a controllare tutto a posto, non è una calorie challenge. Quindi voi sapete che nei miei cheat day ci sono solo due regole: godersi il cibo, ovviamente senza strafare, e ascoltare il proprio corpo. Quindi alla fine sì, vedrete le calorie scritte nel titolo, ma io oggi voglio veramente, come tutti i cheat day, godermi questo cheat day. Ma passiamo al dunque: la mia ciambella, quindi la mia graffa, perché questa è una ciambellina, un donut, questa è una graffa, si stava quasi bruciando, ma va bene. Allora, praticamente, raga, cosa ho fatto? Sono andata da Extra a fare la spesa quando dovevo fare anche il video mulino bianco. E praticamente nel banco surgelati c'erano tutte queste meraviglie. Ho detto no, io devo fare colazione così. E infatti stamattina faremo colazione così io. Allora, ovviamente io assaggiavo prima metà di tutto. Mamma mia, quanto è morbida! Mamma mia, io mi aspettavo. Cioè, mamma mia, no, raga. Una nuvola. Guardate qua. Cioè, raga, morbidissima. Buona. Ovviamente si sente sempre che è un prodotto surgelato, però è buona. Ragazzi, sapete che io prima assaggio la metà di tutto e poi proseguiamo. Questo donuts al cioccolato, anch'esso molto morbido, all'interno è farcito. Un albero che sotto una sorta di cioccolato. Questi due devono stare giusto 3-4 minuti in meno. Invece, raga, la cottura del cornetto è perfetta. Ovviamente latte e caffè, però è molto buono. Adesso io direi di assaggiare il cornetto. Mi fa un po' paura. Non so, raga, non mi ispira. A voi, ma a me non ispira proprio. Il cornetto bocciato. No, raga, il cornetto no. Raga, questa graffa c'è. Super morbida. Non ha un sapore come tipo vai al panificio, al forno, non lo chiamiamo così io, perché vende sia pane che dolci, quindi o al bar, cioè no. Quindi le due ciambelline promosse, il cornetto proprio no. Ultimo pezzo. Questo video voglio ringraziare mamma per la bellissima tovaglietta che ha acquistato appositamente per me, ragazzi, quindi adoro, e anche per il bellissimo vassoio abbinato alla tazza. Sapete che mia madre ci tiene tantissimo a queste cose e quindi giusto ringraziarla. Ok, raga, io mi sono goduta la colazione, adesso inizia, posso dire, inizia la mia giornata lavorativa proprio con il sorriso. Stamattina con una carica micidiale, sapete, raga, se siete nuovi, piacere, sono Giulia e se la mattina non faccio colazione sono uno zombie. Quindi, a dopo! Eccoci qua con il pranzo, vi ho fatto vedere tutto, raga, oggi gnocchi alla sorrentina, solo che mi conoscete e sapete che ogni qualvolta costruo mi sporco e oggi non mi devo sporcare perché devo fare un sacco di cose,
Quindi toglio, infatti, mentre io pensavo a questa cosa, mi è venuto in mente, mi devo far fare, raga, non so se esiste, però qui da me c'è un negozio che fa articoli personalizzati, mi devo far fare un bavetto con scritto no vabbè, così nelle challenge, quando tipo il sugo, la pizza, io sto tranquilla. Quindi raga, me lo devo far fare, preparatevi a soffrire. Comunque, che raga, chi l'ha detto che i bavetti li usano solo i bimbi? Io non lo so. Togliamo questa concezione e dovete anche sapere che io, perché no, ovviamente, io mi dimentico sempre di prendere tovaglioli, acqua, forchette. Stavolta, raga, addirittura ne ho due. Quindi, io non lo so, oggi sono un po' fusa. Comunque, gli occhi alla Sorrentino. Mamma mia, raga. Nel Pignatillos, che ovviamente non si faranno mai fritti. Mamma mia, raga. Ecco perché io mi sporcherò sicuramente. Mamma mia, adoro. Penso che all'incirca saranno tipo 200 grammi, ma proprio sicuro. Vedete a cosa serve il bavetto? No, raga, comunque mi sono fissata, mi devo far fare il bavetto. Mamma mia, raga, che buoni! Li desideravo proprio, raga, ve lo giuro. Raga, questo video sarà un misto tra tema Pasqua e tema no. E tema non Pasqua. Sì, raga, io mi sporcherò ugualmente con tutto il tovagliolo, ma proprio sicuro. No, questo schizzo. Vabbè, potevo scegliere un'altra pietanza, ma raga, mi dovevo comprare la pietanza, mi dispiace. La sfida più difficile della mia vita. Cercare di non sporcarsi, perché raga, poi sono troppo alta, quindi anche questo non gioca a mio favore. Sarò qui fino alle 3. Io me lo sento. Avete mai visto qualcuno che arrotola la mozzarella? Eccomi, presente, sono sempre io, la ragazza che vuole comprarsi il bavetto. E dai, ah, ma come sta fino a di ma no. Mi raga, a pensare che prima mangiavo 2 anni fa 500 grammi di gnocchi ed erano pur poco. Si può dire che io già a 200 grammi ne mancano veramente 10, secondo me qua dentro è bagangadasto. Cioè io non so prima come cavolo facevo. Guarda che prima era un periodo in cui dovevo prendere peso, tanto peso, quindi 500 grammi di gnocchi non mi facevano proprio niente. Volevo un cucchiaio, ecco l'ultima step di impresa di non sporcarsi. Ecco qua, raga, finito. Finito, devo dire molto 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 gustoso. E noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Allora, raga, eccoci qua con la merenda. Ovviamente mamma ha fatto il tortano, quindi assaggiamo. Tema Pasqua. Brava mamma. Mamma mia, raga, che buona. Veramente ci sono tantissimi tipi diversi nel casatiello, cioè veramente tantissimi tipi. Mamma lo fa sempre così, oh.
Di questo c'è anche la ricetta su YouTube. La ricetta giù nell'info box, io un'altra fettina me la mangio, che raga poi facciamo direttamente la cena e ovviamente raga spoiler, stasera apriremo l'uovo di Pasqua. Quindi voglio conservarmi la pancia per stasera che ordinerò da Sporto e raga non vedo l'ora perché ho scoperto, non so ma come chiamare queste catene perché non sono ristoranti ma pub, ma no, diciamo così io. E quindi volevo provarlo insieme a voi. E quindi per questo motivo voglio conservarmi la pancia per stasera per fare la cena e il pre-nanna, però dai raga. Ci sto, mamma mia, che buono, raga. Erano mesi che non lo mangiavo. Tre fettine, ci sto. Ok raga, merenda andata, ci vediamo direttamente dopo con una super cena e un super pre-nanna, quindi a dopo. Passate le raga, ne avete presi due a testa. È piccolissimo, eccoci qua con la cena. Cioè, però raga, mamma mia, non me lo Sono mangio. anni. Cioè, no, io lo sai da quando andai a Ravenna, c'era una a parte il gelato di Ravenna. Comunque, allora, ho ordinato, sei anche mia sorella, ho Ciao a tutti. ordinato da Ali Kebab, non è uno sponsor, eh? Allora, piadina con kebab, è buono perché c'è un profumo, cheddar, patatine e bacon, assaggiamo. Mamma mia, buone. Ne voglio un altro già. Primo morso. Questo me lo sognerò ogni notte. Prossimo MacBank. Facciamo la fine del pezzotello. Ma proprio la morbidezza, perché non è una piadina, queste le fanno loro, secondo me, sicuro. Però sai cosa avrei fatto? All'interno io ci avrei messo un po' di salsa. Ma nessuno sa se mi sbaglio portava la salsa. Sì, hai ragione. Un po' di salsa e avrei buttato di cheddar, perché il cheddar non lo vedo. Cioè, c'è. Vorrei che non finisse mai. No, è spettacolare. Pensavo al colletto porco. Si chiama scusa nana. Esatto. Se fossi mandato là un altro, un altro, io ce voglio con lunedì. Dico, in tutto ciò mia sorella la bottiglia avanti bella Infatti aperta. la volevo, perché era troppo Troppo presa. buono! Ok. Non è vero, no. Neanche Con io l'avevo coca. aperta. No, Mamma non mia, la tua. apro. È una di quelle cose che non puoi dire la rifaccio a casa perché non sarà mai No, uguale. infatti. Cioè, non. Mamma mia, complimenti. Se vuoi sponsorizzarmi, ti faccio video tutti i giorni, Ali Kebab. No, te lo giuro, diventerò il tuo sponsor ufficiale. Come vuoi. Anche Questo papà già era di di pan. pollo. Ah, il pollo. Il kebab era di pollo. Felice di averti supportato stasera. Felice, mamma mia. Abbastanza pure abbastanza healthy, dai. Cioè, niente di. Mamma mia, quindi si va via tutto qua sotto, era per la fine. Rimangiamo noi con l'uovo della Kinder. Ho voluto prendere l'uovo dei Minions. Sapete che ogni anno sul canale, come proprio un po' porta fortuna, ci deve stare comunque una mascotta. E
quindi andiamo ad aprire insieme il nuovo Kinder della Minions. Vediamo un po', vediamo un po'. Non si è visto, non è rotto. Perché raga, l'ho rotto in mille pezzi. Non fa niente, ragazzi. Allora, ma hanno un nome ognuno di loro? Non mi ricordo. Io ti chiamerò Zimbroglio. Carlos. Io ho un problema, non li so montare. Anche perché non ti applichi, è diverso. Assaggiamo il nuovo Kinder, vediamo se è buono. Vediamo se è buono. L'anno scorso era le principesse. Due anni fa era quello lì azzurro. Non me lo ricordo, come si chiama? C'è un gioco? Ma che detto? Prendi il wang. Come lo chiamiamo? Carlo. Ovviamente dice potevo mettere in mano a storta. Cioè, mi sono contraria. Guarda come sta, che sta leva, sta così. Andiamo. Trash raga che ho davanti a me nella vita. No, penso di questo mio, vuoi vedere? Mi cammino? No, spacca il legno. Veramente? Comunque la famo fare l'uovo, mi fa l'uovo. Io do le dimissioni dall'uovo. Ma mangiato tu quando? No, stava lì, mi dà l'uovo a fare. Vieni a fare questa stronzata. Siamo insieme, questa stronzata, però bonzi, bonzi, boh. Ragazzi, alla fine penso che sia stato un cheat day da 4.000 parole alla fine. Allora ragazzi, vi spiego il gioco, come funziona. Abbiamo il nostro legnetto. Abbiamo la nostra mascotte, come la chiamiamo? Carlos? Carlos, io ti avrei dato un nome un po' più pazzesco. Ok, allora praticamente lui ha questo braccio perché lui lavora dalla mattina alla sera e sta. Aspetta, posso fare uno zoom? Sì, prego. Quindi ragazzi, non so se avete bisogno in famiglia, vi presto Carlos. Ovviamente chi progetta questi giochi li progetta per i bimbi di 3, 4 anni, 5 anni, 6 anni e non per le ciucce grandi di 40 anni. E quindi te ne pure ragiono. Comunque devo dire la verità, una bella invenzione. Solo che io avrei prolungato un pochino di più il braccio, così poteva fare BAM! Invece qua ce l'hai già tuo, perché vabbè. Comunque niente, io conserverò la mascotte, la porterò insieme a me. Comunque mi sono divertita in questo video, sarà stato sicuramente sulle 4.000 calorie. Quindi raga, io e Carlos vi diamo la buonanotte. E niente, ciao!